Patricia from the blog Your Travel to Italy and Your Travel to Calabria. Today I'm in Parenti, a small village in the middle of the part of Sila. And together we are going to know these villages. Comunque, fateci sapere come mai questo paese è così ben curato e come ricevete i turisti in questo posto? Praticamente ci teniamo molto noi al nostro paese, alla nostra amministrazione, all'amministrazione del giovane. Il nostro sindaco Donatella Deposito è una ragazza giovane che ci tiene tanto alla cura del paese. Abbiamo la fortuna di avere dei operatori comunali che lavorano bene, quindi come potete vedere mantengono pulito il nostro paese, vero Pietro? Sì, sì, verissimo. Proprio questa mattina hanno iniziato alle 4 di mattina a pulire il nostro paese. Alle 4 di mattina? Esattamente, proprio anche viste le temperature alte come il sole, quindi cercano di fare un meglio, soprattutto anche su una località a Bocca di Piazza, che è molto, diciamo, rinominata per quanto riguarda i turisti. E poi, secondo me, il segreto molto importante che c'è in questo paese è il coinvolgimento di tutti i giovani e di tutte le persone che si danno da fare. Sì, infatti, quindi, lui ci stava dicendo appunto che avete veramente un'associazione, le persone hanno quale altro problema da fare. Esatto, abbiamo questa fortuna, molti volontari si mettono a disposizione, collaborano con noi, sono sempre con noi e quindi questa secondo me è la fortuna principale. Perfetto. Del nostro comune. Adesso andiamo a conoscere i Parenti insieme. We are going to the main church, and as you can see, Parenti is rooted in nature. This is the main church of the village, and even without documentation, some say it was built in 1743. It has an elegant but very simple facade, and on its side a three-floored bell tower. Come mai questo monumento è stato messo proprio in questo posto? È stato messo in questo posto perché prima di tutto è un luogo di preghiera che è vicino alla chiesa. Questa è la chiesa madre? La chiesa madre, sì, la Madonna del Carmelo. E in secondo piano, diciamo, appunto, perché è come se lui da qui fa la guardia all'entrata del paese. Bene. Che è quella parte là. Continue our stroll in the historic center. The tourism advisor is telling me about the history of the village, which was founded between the end of the 17th and the beginning of the 18th centuries by Luigi Riccioli. The village grew surrounding a farm which belonged to him, and the toponym could be attributed to the word for relatives, which is derived from the Latin for parentius. Some also say that the name is derived from its geographical position, because it's a hidden village with difficult access, which means it served as refuge for bandits. When their relatives came to visit them, they used to reply for those who asked they were going to visit the relatives, parenti in Italia. This wall was painted by an artist that wanted to represent the mirror which reflected the mountains of the parenti area. As you can see, it's a small village, therefore it's possible to visit it calmly in only one day. But as I always say, don't rush your trip, enjoy the place, live like a local. As you can see, people here are very welcoming, so please forget your watches, your problems. I'm sure your trip will be much more fun. Vi devo dire, Johnny, devo dirti, Johnny, che sono rimasta veramente colpita di questo, sì, di questo paese, dell'accoglienza, della gente locale. Purtroppo non abbiamo avuto tempo di mangiare, però sì, prossima settimana, no, prestissimo, volevo venire, sì, anche a vedere questa altra particolarità del paese. E ti voglio invitare a chiedere, no, alle persone per venire a conoscere e a finire il nostro video, no, facendo, sì, loro capire i perché loro devono venire a conoscere Parenti. Allora, venite da noi, partecipate al progetto Sei Ospite a Parenti, perché la cosa bella è che sei davvero un ospite. In questi giorni, quando starete qui, vivrete effettivamente insieme a noi la vita di questo borgo meraviglioso che ancora è rimasto legato alle tradizioni, alle origini, quindi si vive veramente con il cuore e con la passione. Noi vi aspettiamo qua, sarete nostri ospiti. Venite a Parenti. Did you like our video? Our tour was quite brief because I wanted to invite you to come for a long tour.
If you are passing by Calabria and want to get to know Parenti better, remember I'm a qualified guide here and I would love to show you more about the culture, enogastronomy and the local history. However, my greatest desire is to show you my motto and what is it? In Calabria you are not a tourist, you are a local. Now I leave you with a big kiss from my Calabria.